Valigia pronta, borsa pronta, cappotto da mettere e pullman, arrivo! Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Sono le ore 4 e mezza più o meno. E come vedete è buio, sì, perché sono in gita. Allora, sono svegliata, ho fatto colazione, per fortuna la borsa l'ho preparata già ieri sera, quindi non ho avuto problemi non ritrovare le elettracolle e roba del genere. Giada, Giorgia, Alessia e altre tre compagne, due compagne. Abbiamo preso altri pezzi. Raga, però qui si scorre già il titolo. Alessia che non si vede, sta qua dietro. E poi c'è Chiara. Perfetto, abbiamo preso tutte, adesso non facciamo niente. Ma che cazzo state a farmi? Spiegate. Siamo in viaggio e Giorgia sta mangiando. Strano, no? Perché non mangia mai. Gio, dove stai? Eccola là. Mangia sempre, sempre. Oh, ma belli, cliccate like alla pace. In alto il sole ancora più, mentre il mondo pian piano spariva lontano. Allora, adesso siamo andati. C'avete musica da attaccare? Che grande che sei, no? Allora che cavolo però dici a fare che sono grande? Sono sei grande, chiedilo pure sotto. Ci avete il cavo per attaccare, ci avete niente. Però non abbiamo ancora fatto l'azione, perché ha dato il testo, questo sono qua. Questo lato grillo non era buono per mangiare, quindi andiamo al prossimo. Ciao, dai, non c'è il telefono, sapete perché? Perché sono. No, non lo dire. Siamo tutte! Ah, sto solo vedere il sole che mi cerca, perché la signorina qui non vuole abbassare. Vuole! Va bene, è uguale, uguale, va bene. Comunque, sono le canzoni. Aspetto dove la mia città scompare, nelle tonde delle verticali, ma nel fondo agli occhi rossi e miei mari. Giorgia si è addormentata. Siamo scesi, in pratica la Tizia ci ha portato. La patatina mia. Ecco, come disturbare, non sei vista niente. Ciao. La patatina, apposta, sei disturbato, perfetto. La Tizia ci ha portato a fare colazione, però io non ho preso niente perché avevo mangiato il maritozzo che mi ha preparato mamma. E adesso stiamo aspettando che la Tizia torna, perché siamo, vedete, fuori. Ah, questo non ci fumano. Guardate che cosa. Le ruote giganti, vedete? E stiamo aspettando, insomma, che ci fa risentire. Siamo amici nostri! Ora c'è la musica! Bello! 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 Grandi successi. Però magari non andò solo qua, non c'è nessuno. Oddio, questa si casca. Dai! 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 Arrivati ad Ercolano, ora si scende. Uguale, siamo scesi. Basta. E adesso faremo un giro per Ercolano. Allora, eccoci qua. Siamo a Ercolano. La gente che mi vede mi prende per matta, però ok.
Eccoci qua. Siamo arrivate in questo ristorante e ora aspettiamo che ci portino qualcosa da mangiare. Abbiamo mangiato il primo, adesso aspettiamo la cotoletta. Eccoci qua. Abbiamo finito di mangiare e ora stiamo facendo un piccolo giretto per Ercolano. All'1:30 abbiamo l'incontro con la guida per entrare agli scavi. Ora andiamo al giretto e poi gli scavi, vediamo. Allora, ecco qua gli scavi, adesso vi faccio vedere. Comunque adesso stiamo per entrarci dentro, quindi magari farò qualche ripresa. Allora, ragazze belle, abbiamo iniziato con la fotocamera a sentire la guida. Alessia ha fatto una figuraccia. Alessia ha fatto una figuraccia e ti ha detto di andare a Nike. Sto riprendendo. Non ce la faccio più. Niente, vai andiamo a fare così. Allora, abbiamo visto degli scavi. Che scheletri, scheletri dopo. Tu hai detto gli scheletri, che no, ne so, ci stanno gli scheletri. Sono venuta qua sono gli scheletri. Pure io, infatti. Interessante come cosa. Quindi dove ci sono? No, abbiamo visto gli scavi. Posso vederle le donne? No! Vuole essere ripresa? Siamo stanche morte. Ciao, ciao più. Siamo ripartiti da tre quarti d'ora e in pratica stiamo per arrivare a Sorrento. Vediamo che abbiamo pronto. Davvero, davvero. Pronto. Siamo arrivati a Sorrento, ora dobbiamo trovare l'hotel. Siamo appena arrivati a Sorrento. Vieni. E non siamo andati in hotel perché non si poteva parcheggiare, cioè perché non poteva parcheggiare e quindi noi non potevamo scendere. E quindi adesso andiamo a fare shopping e poi andiamo a mangiare e poi andiamo in hotel alla faccia la doccia. A giocare. A farci la doccia, insomma, e a stare in tranquillo. Ma siamo in giro a Sorrento, proprio nel centro. Siamo qui, infatti, ci sono delle bancarelline. Ho comprato diversi pensierini. Il limoncello. Il limoncello. Poi comunque ve li faccio vedere tutti in hotel. Basta, lì fermo, te basta, mi sono appena arrivati al ristorante. E ora si mangia. Sì, però aspetta. Piacere. Vabbè. Non sta per provare. Dammi il succo. Per tutti. Come lo mangio però? No, devi riprendere la reazione, ti parla di quello. Vai, credo. Vai, mangia subito. Un attimo. Dai, subito. Siamo appena risalite, pullman. La. Ora facciamo il trasferimento in hotel. In pratica vuol dire che c'è una doccia perché un po' puzziamo, un po' tutto. Tu puoi tanto! Tu puoi, Andrea! Io soprattutto! Vabbè, comunque dettagli. No, non mi facciamo di queste cose. E quindi niente, ci vediamo. Ecco la camera, ragazzi. Allora, ve la riprendo domani mattina perché adesso dobbiamo registrare dei video. E in più dobbiamo ospitare alcune ragazze in camera. Cioè, Chiara e Cristina si sono già apparse. E niente. Ora siamo un po' in camera, mangiamo le cotolette, cosa fondamentale, e siamo con loro, parliamo, registriamo video e basta. Ecco qui le cotolette, abbiamo anche il pane, fregato al ristorante, se così si può dire. Ragazze belle, guardate un po' tutte con la cotoletta! Alessia invece digiuna perché lei non può mangiare. Sta ancora digerendo quella di oggi la cotoletta, vabbè. È buonissima, grazie nonna, grande. Allora ragazzi, ho fatto una mezza specie di pigiama party, cioè... E sono arrivate fino all'1:30. Quindi ho deciso che mi vado a letto, che è meglio, perché domattina alla sveglia sono alle 7, quindi è ora di andare a dormire. Io vecchio. Grazie per. I vecchi all'1:30, ma che vecchio! Guarda quella le cazzate che dice. Il video ve lo faccio vedere, il video della camera nel prossimo vlog della gita. Io vi mando un bacione. Vi ringrazio di avermi fatto compagnia in questa giornata. E vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!